Dopo una salita c'è sempre una discesa. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Un po' raffreddata, ma anche in preda alla febbre del Natale, continua la nostra corsa verso la preparazione del Natale 2023, che deve essere un Natale splendente e per tutti. Motivo per cui oggi calendario dell'avvento facile. Dopo la salita della ruota panoramica, che è stato un calendario dell'avvento bello impegnativo per chi vuole cimentarsi in qualcosa di veramente, veramente importante, adesso un calendario molto facile e carino che potrete fare insieme ai vostri bimbi. Il calendario dell'avvento festone. Prima di andare sul piano da lavoro vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con il grande libro del colore, la mia ultima creazione, un libro in cui vi spiego tutta la magia del colore sotto tutte le sue diversificate forme. Un libro per tutti, non soltanto per gli amanti dell'arte, ma per gli amanti della cultura e del sapere. Un libro che vi illuminerà su quello che rappresenta il colore nelle nostre vite e che vi insegnerà ad usarlo in maniera consapevole, senza esserne vittime, ma usandolo per i nostri scopi. Bene, vi aspetto in tutte le librerie, vi metto anche qui giù il link dove potete trovarlo online. Bene, adesso basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il nostro calendario dell'avvento festone! E dopo aver fatto il calendario dell'avvento un po' complicato, lo ammetto, adesso ne facciamo uno facilissimo e bellissimo. Allora, ci servirà uno spumone, come li chiamate questi? Uno striscione, un festone, ecco, un festone del colore che preferite. Io, siccome questo calendario lo metterò nella stanza di Enzo, che è bianca e ha le decorazioni con i toni dell'argento, l'ho preso argentato. Veramente l'ho super riciclato, però vabbè. Poi una fustellatrice, della lenza o del filo argentato, un filo di lucine. Io ho queste che sono, vedete, soltanto il metallo ed il LED. Le ho prese da Tiger, sì. Un uniposca bianco, un paio di forbici, una matita, della carta pacchi, la nostra super protagonista, e della colla attacca tutto. Cominciamo subito. Nel calendario dell'avvento per i piccoli, non so perché, mi è sempre piaciuto fare 25 caselle. È una cosa che io proprio porto avanti da sempre, perché con i piccolini meglio abbondare che non deficere, giusto? Non sento la risposta. Ecco, bravo, sì. Allora, arrotolo la mia carta pacchi e faccio 25 quadrati, no, anzi 50 quadrati, che siano più o meno 20x20. Ripeto, più o meno. E cominciamo a fare i nostri soggetti con il pennarello ben carico. Tracciamo un cerchio così, togliamo la nostra orma e adesso piano piano creiamo la nostra pallina. Assolutamente a mano libera. E assolutamente disordinata. Quindi ritagliamo eccedendo nel bordo. Sempre in doppio, eh? E mettiamo naturalmente il nostro numero 1. Ok, prendiamo il nostro dolcetto. Ok, quindi mettiamolo qui, sporchiamo tutto il bordo di colla.
E chiudiamolo. Ben bene. Non si rovinerà al fine ultimo del nostro calendario. E mettiamolo da parte. Prendiamo un'altra coppia di fogli. Mettiamola l'uno sopra l'altra. E su questa disegniamo una bella manopolina. Decoriamola come più ci piace e ritagliamola in doppio sbordando leggermente anche qui. Scriviamo il numero, ricopriamo tutti i margini e applichiamo l'altro. Facciamo tirare un attimo, quindi in un margine che su cui non avremo passato la colla, in questo caso è più facile non essendo circolare, apriamo e facciamo entrare il nostro dolcetto. Yuhu! Quindi richiudiamo questo pezzettino. Anche il numero 2 è pronto. Una bella sciarpa. E anche la sciarpina è bella e pronta. Una volta creati tutti i nostri soggettini, prendiamo le luci e prendiamo il nostro striscione. È giunto il momento di posare i dolcetti. Come prima cosa arrotolo la luce allo striscione. Adesso spengo le lucine perché non ci servono più e faccio un'altra cosa. Prendo un pezzettino di scotch piccolissimo e lo pongo sul retro di ogni soggettino, quindi pratico un foro con la fustella. Voilà, questo farà sì che il buco non si apra col peso del soggetto, tanto lo scotch è veramente poco e non si vede, e soprattutto queste decorazioni sono a perdere, nel senso non le conserverete, le butterete via. Ragion per cui potete fare questo calendario non disegnandolo ma usando carte da regalo riciclate, per esempio. Ok, finito di bucherellare tutti i soggettini, prendo la lenza, o se voi avete un filo argentato usate quello, e leggo ogni soggettino alla mia ghirlanda con una distanza regolare.
e soprattutto non mettendo i numeri uno dietro l'altro, perché sennò la ghirlanda si svuoterebbe prima tutta da una parte e poi tutta dall'altra. I numeri è bello anche cercarli nella ghirlanda, quindi metteteli un po' a saltare. Ma che carina, guardate qui. Continuiamo. Ed ecco qua, tutti i nostri soggettini sono appesi. Andiamo a appendere la ghirlanda e vediamo come sta con le lucine tutte attaccate. Ed ecco il nostro calendario dell'avvento, bello e appeso. Naturalmente potete anche stenderlo di più qualora aveste più spazio. Immaginatelo sopra un bel camino o su, che ne so, sotto un davanzale di una bella finestra, magari innevata. Qui in Sicilia ce la scordiamo, abbiamo ancora 40 gradi. Ve lo faccio vedere, tutte le caselline da strappare e gustare. Che carine, una più bellina di un'altra, tenerissimo e anche elegante, devo dire, nella sua semplicità. Spegniamo le luci, vediamo com'è. Oh, ma che carino, tutto illuminato anche la notte, fa proprio una bella figura. Accendi. Bene, finito il nostro lavoro, vi lascio le foto e ci vediamo subito dopo. Ciao. Visto che carino il nostro calendario dell'avvento, è lì che riluce proprio di fronte a me. È una festa, una gioia da preparare insieme ai più piccoli, che potranno divertirsi anche a disegnare da soli i loro soggettini. È carino, molto molto low cost, potete riempirlo di tutte le ghiottonerie che desiderate. Avete visto come l'ho rimpinzato bene quello di Enzo? Bene, divertitevi a creare con i più piccoli il calendario dell'avvento versione facile qui su Arte per Te. Vi aspetto su tutti i miei social, Facebook, TikTok, Instagram, vi aspetto in tutte le librerie con il ricettario dell'arte e il grande libro del colore, regali perfetti per questo Natale, ma soprattutto vi aspetto sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!